Il comandante dei Vigili del Fuoco di Teramo a fine mese lascia il comando di Teramo per andare a Potenza. Sì, certamente c'è stata una mia promozione che peraltro è dovuta anche al lavoro che insieme ai Vigili di Teramo abbiamo fatto in questa provincia, e l'amministrazione mi ha destinato al comando di Potenza, che essendo un capoluogo di regione è un comando di più alto livello. Spero anche lì di dare un contributo positivo all'organizzazione e al soccorso dei Vigili del Fuoco. Che situazione lascia a Teramo? Beh, questo dovrebbero dirlo gli altri. Io nella mia lettera aperta al personale ho detto che in questi anni sicuramente si lascia una straordinaria esperienza operativa e umana per quanto riguarda le due calamità principali. E poi ecco, con il personale interno, così per i servizi interni, devo dire che abbiamo migliorato di molto l'organizzazione, abbiamo anche migliorato la presenza sul territorio e quindi i cittadini teramani hanno un soccorso un pochino più immediato. E stamattina, in maniera informale, ha preso un caffè con le altre forze dell'ordine del territorio e con il sindaco proprio per un saluto. Certamente, sì, insieme al prefetto e a tutte gli alti funzionari della provincia, proprio un caffè di saluto. Questo vuol dire che c'è stato e ho sentito un clima così amichevole, un clima così di partecipazione e di collaborazione interistituzionale che devo dire è molto molto alto qui nel Teramano.